Vieni dove qua, mi metto? Vieni qua vicino a me, adesso arriva il telefono, ciao, il zio. Lui è Ricky. Grazie, Ricky. Come stai, Ricky, che stavi poco bene? Meglio, meglio, grazie. Tutto a posto, bene, sono contenta di rivederti. Il tavolino lo metto sì, vieni sul tavolino. Vabbè, lo fa da solo perché tu sei un ragazzo sveglio. Allora? Allora, scegliti un numero di... The winner is... Leonardo Pieraccioni. Prendo... Allora, tu sai quella città più o meno, no? Sì. Io ti dico il tema. Questo. Che devo dire? Allora, io ti voglio far fare la stessa cosa che ha fatto Christian, sì. De Sica, vedere se tu ci riesci. Certo. Tu sei Papà Natale, certo. E chiedi alla persona che regalo vuole. Certo. Giusto? Allora, ti faccio un numero. Naturalmente, guarda, vedi, 1:30, sì, quello sì. È il tempo che devi resistere, certo, al telefono per vincere. Non devi dire che sei Leonardo, certo, e non devi dire che sei in diretta. Se ti riconosci hai vinto subito. Perfetto. Okay. Ah, se mi riconosci ho vinto? Eh beh, sì, però tu... io li fo... Però... Aspetta un attimo. Se non c'è nessuno, ho vinto. Cambiamo. No, sì, domani. Non ti fai le regole da solo. Pronto? Signora? Pronto? Buonasera, signora, sono Papà Natale. Sì, e sono qua, sono Leonardo Pieraccioni, non è vero, non sono Papà Natale, sono a Carramba, le passo la Carrà, e non so che digli. Mamma mia, ma si è arreso subito. Pronto, signora, non chiuda, sono Raffaella, veramente. Mi sono emozionato. Buonasera, mi scusi, questo era Leonardo Pieraccioni, ma è un disastro umano. Mi sono emozionato. Senta, io... Dunque, lei a Firenze vive? No, avete sbagliato. No, abbiamo... perché non abbiamo il suo nome e cognome, 051 cos'è? Bologna, allora? Sì. Ecco, allora, adesso faccio una cosa, quando io chiudo, anche se lei non ha aiutato a vincere Leonardo perché lui si è scoperto subito, sì, le manderemo 5 biglietti della Lotteria Italia perché è stata molto gentile a rispondere al telefono, va bene? Sì. La ringrazio e le faccio molti auguri. Ho vinto. Arrivederci, non hai vinto il tubo. Eh no, ma Pieraccioni, tu un po' va così, eh? Raffaella, è stata più forte di me. Ma perché mi ha messo subito in imbarazzo, ha fatto come di sì, io sono la Befana. Sono rimasto male. Ah no, no, suonava. È la signora. No, adesso il numero lo scelgo io e tu devi essere serio. Un fa il bambino così, se no faccio la tua nonna, che ti si arrabbia. Vediamo qui. C'aveva una voce antipatica. Come ma dire? Che antipatica che è della mia città? Sta zitto, è di Bologna. Vabbè, che voce? Sommia tutti così a Bologna. Ma lei non sa che sei tu che chiami, non di che ti chiami così, No, Papà Natale. Papà Natale, che regalo vuole? Però se poi mi mandano in qui posto... Sono affari tuoi. Te lo ripasso. Pronto? Pronto? Signora, per favore non riattacchi, sono Papà Natale. Ora detto così dice, che cosa ha fumato questo per dire queste cose? Però non riattacchi, mi raccomando, per piacere, mi metto in ginocchio, non riattacchi. Stiamo magari 1:30, poi mi può mandare anche a Oslo, per non dirti peggio. Però non riattacchi perché qua lei si gioca i regali di Natale a gratis. Vale a dire, signora, ha riattaccato? Pronto? Ecco appunto, io non riattacchi ancora. No, signora, sono disperato, sono Papà Natale, ho le renne in doppia fila, non so, proprio ho messo no, mi vogliono fare la multa e le renne sono preoccupate perché dice dove ce la mettano la multa, perché giustamente non avendo il tergicristallo sono lì che si spalla il muro perché dice qui non si sa proprio la multa, mi viene da piangere, non riattacchi altri 36 secondi poi... No, io non riattacco. Ecco, non riattacchi, guardi, perché ora a me veramente un po' va bene, ma poi guardi, io sono disperato, sono Babbo Natale, devo andare a portare i doni ai bambini e ho 19 doni, ora 17, 16 doni, 15 doni, come i secondi che scorrono. E allora a questo punto lei, guardi, non riattacchi però, mi raccomando, perché sennò sono rovinato. A questo punto lei cosa vorrebbe per Natale? Sì. Un bel viaggio. Ale! Ale! Bravo! Non chiudere! Pronto? Pronto? Buonasera signora, qui
Siamo in diretta dall'auditorium di Rai 1, non abbiamo detto il suo nome né il suo cognome, abbiamo fatto un numero a caso. Lei è stata molto brava perché ha resistito un minuto e mezzo al telefono e quindi ha fatto vincere Leonardo Pieraccioni. E se adesso lascia il suo indirizzo a una redattrice che prenderà questa telefonata che la richiama, le manderemo 5 biglietti della Lotteria Italia, un mazzo di fiori perché ha fatto vincere. E... la ringrazio, sono così felice! Anche noi, grazie! Sono contentissima per la trasmissione! Ah, ma perché stava vedendo il programma? Sì! Stava vedendo il programma! Sì. E allora... sto provando sempre, tutte le settimane, con i numeri! Brava! Lei, signora... sono felice, felicissima! No, non urli, signora! Grazie, lei grazie, tanti auguri signora! Per la tutti! Lei ha vinto anche le sette renne! Grazie! Arrivederci, com'è il suo primo nome? Mio nome? Sì, no. Vanilla Maria. Maria, grazie Maria, ciao, buona Maria. Notte. Arrivederci. Tutti quanti auguri. Grazie anche a lei, grazie. Sono contentissima. Arrivederci. Beh, sei stato anche a lei ti ha fatto fare lo stesso il minuto e mezzo pur vedendoti in televisione, hai capito? Ecco perché urlavano riattacco! Però voleva vedere dove tu saresti arrivato con le tue proposte dei regali di Natale, è stato bravissimo. Bene. Chi è? C'è un'altra telefonata. No. Pronto? È il ritorno del centralino, sono. Ecco, finito. Allora, adesso parliamo un po' di questo Basingfield, cioè Campo Catino, no? Un posto bellissimo che è un'oasi protetta nella Garfagnana, dove ci sono le Alpi Apuane, se non sbaglio. Ecco. Siete stati 10 settimane. 10 settimane per questo mio western. Ecco. Un film sentimentale, una storia proprio quasi d'amore, tra virgolette, tra un padre e un figlio. Per cui dopo 20 anni ritorna questo padre e sconvolge tutti gli equilibri che nel frattempo questo figlio si è... Che c'è? No, devono portare via il telefono. Io ho paura, qualsiasi cosa succeda alle spalle mi aspetto sempre qualcosa di... Ma Leonardo, ci conosciamo da 7 anni. Ancora hai paura di me? Per cui esce il 18 dicembre, l'abbiamo già detto, è un film proprio di quelli con lo schiocco. Devo dire, sono stato molto felice poi di lavorare anche con questi due ragazzi. Con Harvey Keitel l'abbiamo visto, con David Bowie. Ecco, volevo dire questo, David Bowie fa il cattivo in questo film. Sì. Ma tu che rapporto avevi con lui? Era simpatico? No, l'unica cosa che non riuscivo a parlare, perché io l'ho detto tante volte, ma l'unica cosa che so d'inglese è the dog is near the window. Where is the dog? Cioè la prima lezione praticamente. Sì. Per cui sapevo anche the cake is on the table. Where is the cake? On the table. E questo gli dicevi a David Bowie. Se mi prendevano la torta e me la buntava fuori dalla finestra non sapevo più parlare inglese praticamente. Va bene, adesso vediamo alcune immagini di Il mio West, un film interpretato da Leonardo Pieraccioni che esce il 18 dicembre. Bellissimo questo film, deve essere un grande successo, un ennesimo successo di Leonardo Pieraccioni e sarò o qui o da un'altra parte a battezzare. Non telefonate più, a battezzare il prossimo film che so già che stai scrivendo. Sì. Dove? Però alle telefonate. Ho capito Fabio, telefonate più. Allora, con Giovanni Veronesi però tu hai fatto grandi collaborazioni come sceneggiature, ho letto che ha fatto il ciclo 1 e Fuochi d'artifici, cioè laureati, ma ancora da prima, addirittura nei programmi, no, voglio dire negli spettacoli, in uno per esempio si chiamava Fratelli d'Italia. Quello è uno spettacolo che ho fatto con Carlo Conti e Giorgio Panariello. Esatto. Sei anni fa. Collaborava anche Giovanni Veronesi. Ogni tanto, quindi è un sodalizio molto positivo. Che dura da anni. Allora, io adesso vorrei, era la tua penitenza, però vorrei che tu ce la regalassi lo stesso, perché lui ha fatto La porti un bacione a Firenze, conosciamo tutti questa canzone, in versione rock, dove la cantava con Carlo Conti e Giorgio Panariello. Noi abbiamo fatto una piccola base, abbiamo scritto le parole, ce la ricordi un pochettino? Ecco il microfono, dai, se ci faccio, cantare? Ti seguo io con te, ti seguo un po', sì, vai. Partivo una mattina. No, aspetta, c'è la musica, è maestro Pintucci che. Io vado a cappella così. No, c'è una base bellissima. Musica, lui ti dà gli attacchi. Partivo la mattina col vapore, quando una bella pipa l'arrivò, vedendomi mi fa, scusi signore,
so. Le giorni a casa lieto e bello vedo, e un favore piccolo le chiedo, la porti un bacione a Firenze, che lei è la mia città e lei tanto che non ci può. La porti un bacione a Firenze, quando la vedo glielo renderò. Sono figlia d'emigrante, per questo son distante, lavoro perché a casa un giorno tornerò. La porti un bacione a Firenze, quando la vedo glielo renderò. E sorpresa, bella bambina, le ho risposto allora, il tuo bacione a casa porterò. E per tranquillità si da quest'ora, in viaggio chiuso a chiave lo terrò. Ma appena giunto a casa te lo giuro, il bacio verso il cielo andrà sicuro. Io porto un bacione a Firenze, che lei è la mia città e anche lei di me. Io porto un bacione a Firenze, ma poi io mi vedrò sfruttare di te. Sei figlia del migrante, per questo sei distante, ma stai sicuro un giorno a casa tornerai. Io porto un bacio a Firenze, e da Firenze tanti baci avrai. Finisce più, c'è l'ultimo pezzo. Ed è vera questa storia, se non fosse, la può passare per vera sorpresa. Sapessi lucciconi e quanta tosse, per chi lontano dalla patria. Ed ogni fiorentino che è lontano, vedendoti partirti di rabbia. La porti un bacione a Firenze, che è la mia città, è tanto che un cibo. La porti un bacione a Firenze, quando la vedo glielo renderò. La nostra cittadina, graziosa, assai carina, lasciata a tanti pure la mia invecchia mai. Io porto i bacioni a Firenze, di tutti i fiorentini che incontrai. Di tutti i fiorentini che incontrai. Una piccola rimpatriata. Ciao. Buonasera, ciao, a tutti. Giorgio. Ciao Raffaella. Ciao. E per la prima volta Conti nella nostra trasmissione. Buonasera. Senti, complimenti per il tuo programma. Ciao Walter. Che va in maniera straordinaria. È stato di buon auspicio il titolo, in bocca al lupo. In bocca al lupo, crepi il lupo, e quindi è andato tutto benissimo. Ecco. Ma una piccola sorpresina, sei tornato indietro di quanti anni? Di 7 anni, almeno 5 anni. Ma se sei fatto anche ieri sera questa. Allora, io volevo salutare anche a questo punto Fernando Capecchi, che è il nostro agente ormai da 34 anni per me, da 52 comunque. Devo dire che è un piacere vedere che questa regione sta invadendo il cinema. Anche tu hai fatto un film che sì, è in primavera. Sì, a febbraio. Prima. Ah, perdonami. Si chiama Bagno Maria, con tutti i personaggi miei. Con tutti i personaggi tuoi. Certo. Allora, tranquilli, io no. No, però grande successo in televisione, cinema, lui successo in teatro, adesso probabilmente anche un grande Speriamo, successo. Speriamo, io ho un pellegrinaggio da lui tutti i giorni. Capolino nei paparazzi, a dire la verità. Hai visto, è già debuttato comunque, sì, in cinema. In bocca al lupo al cinema italiano, va. Crepi il lupo, andiamo al mio Cristiano, che è un ragazzo simpaticissimo. Bravo. Che buonasera, è un altro toscano che lavora con noi. Ecco, lanciamo la sfera. No. Piano! Questa pesa. Non è quella di gomma. Va piano. Dentro. E per i 7 premi. È partita! È partita la nostra fascia luminosa e sta cercando di raggiungere una linea. Chissà quale sceglierà il nostro computer. Una linea assolutamente a caso, perché questa persona vincerà 7 premi. Straordinaria, ancora questa sera non è uscita la sfera da 100 milioni, comunque abbiamo dato dei premi grandissimi. Vediamo dove si ferma. Si ferma al numero 110. Molto bene, allora ragazzi, non andate via, state qua con me. Senti, questi qui li possiamo lasciare via.
No, no, non avete finito, perché adesso venite qua, parliamo al telefono con la signora. Walter, vieni anche te, è toscano pure lui. Con cosa? Non c'è ancora la signora. Prendi il microfono a mano, quelli sono per cantare. Ancora non lo sai che c'è la differenza? Leonardo, ma quando... Però ti è piaciuta, di la verità. Molto, molto. Ecco, lo vedi. Però... l'avessi saputo mi preparavo meglio, perché ho preso la prima non è che l'ho presa male, l'ho presa proprio da tamponamento, l'ho presa. In questo non siamo arrivati. Hai visto? È arrivato il sostegno. Vieni qua, Giorgio. Sì. Carlo, allora adesso abbiamo al telefono la signora, pronto? O signore, non so. Ciao. Buonasera. Buonasera. Signora, lei come si chiama? Luciana. Luciana, ha vinto 7 premi della Lotteria Italia, è contenta, no? Sì, molto. Da dove chiama? In provincia di Modena. Bene, adesso noi le canteremo una piccola canzone, loro non lo sanno, ma tanto... La porti un bacione a Modena? No, famosa... no, no, un pezzettino della nostra sigletta brevissima, e poi lei ci sceglierà 7 bellissimi ragazzi che non sono questi 3, perché... No, voi non ci avete le sfere... Attenta, proprio considerato. Walter, non l'hai proprio considerato. Proprio questi 3. Cioè, proprio... Parlava di noi 3. No, tu non puoi, io ce l'hai la sfera. No, ce l'ho. Allora, ce l'hai. Vai a vedere la sfera, forza. Vai a vedere la sfera. No, lascia fare. Allora, porta via questo microfono. Un'altra volta. Eh sì. Lo sto portando un su giù. Ma tu sei di casa, mi devi aiutare. Allora, Carlo, adesso facciamo tutti insieme la nostra sigla. Perfetto. Ma non vi preoccupate, è importante fare così con le mani. E poi sai che cosa facciamo in tuo onore? Una piccola quadriglia, anzi quinquiglia, ecco. Visto ecco. Che siamo in 5, ecco. E per ricordare il mio West, il tuo film che uscirà il 18 ecco. dicembre. Ecco. Musica! Sabato sera è caramba e dai vinto tu. E-oh, la fortuna. E-oh, giocherà. Gratta, gratta e tanti auguri, la tua sera è questa qua. Nel cielo la tua stella brillerà. E-oh. Balletto più squinternato di così non poteva esistere. Io ragazzi vi ringrazio, grazie Carlo per aver fatto questa bellissima sorpresa, di sicuro è stato tutto mio. A Leonardo in bocca al lupo per un anno sempre di maggiori successi, che te lo meriti veramente. A te Giorgio, grazie. Film stupendo, e spero di rivedervi in un'altra veste con più tempo, molto carini a fare questa sorpresa, cosa chiacchieri. A Leonardo, grazie. Pieraccioni, ciao, grazie. A te, buona fortuna, grazie, veramente grazie. Di cuore. Vado a prenderti il microfono? No, Walter Santillo.